A tutti ben trovati, un doveroso aggiornamento fuori programma riguardo le ultimissime novità meteo emerse dall'interpretazione delle simulazioni fornite dalla modellistica numerica. Il focus sul quale andiamo a porre la nostra attenzione è naturalmente l'inserimento del blocco di test dell'area fredda travasatasi dall'Artico verso la Russia, ormai prossima all'Italia. Ne abbiamo parlato ampiamente anche nei video precedenti. Già dalla sequenza satellitare che vi sto proponendo, relativa alla giornata di sabato nel pomeriggio, è evidente la spinta fredda che costringe le bande nuvolose incontrate lungo il percorso a flettere ad arco, in particolare tra i Balcani e l'Italia, dove tra l'altro al momento è presente tutto un altro tipo di aria, decisamente più temperata. La carta sinottica prevista per la giornata di domenica nei bassi strati ci mostra l'entrata brusca di quest'aria fredda dal quadrante di nord-est. Notate la perturbazione numero 1 proprio a cavallo dell'Italia, impegnata a separarla dal flusso più temperato che ancora scorre sul nostro meridione. Ma l'urto freddo non si fermerà sull'Italia, anzi il grosso scivolerà oltre le Alpi, proseguendo ulteriormente la sua corsa verso ovest e portandosi dietro il diaframma anticiclonico che lo pilota e che andrà di fatto a demolire la perturbazione atlantica, quella che vediamo contrassegnata con il numero 2. Nel frattempo, però, si prepara alla sua sinistra del nostro riquadro la perturbazione numero 3, la quale, sfruttando tra qualche giorno l'esaurimento della spinta continentale retrograda, riuscirà invece ad avanzare approssimandosi all'Europa e ponendo le basi per una possibile nevicata da addolcimento a metà della prossima settimana, quindi sostanzialmente tra mercoledì 28 e giovedì 1 marzo, su alcune regioni d'Italia, molto probabilmente quelle settentrionali, ma ne riparleremo più avanti. Portandoci in quota si ricavano ulteriori elementi di prognosi, in particolare notiamo il nucleo freddo numero 1 prossimo all'Italia, in procinto di abbracciare le Alpi sul versante est e ad agganciare poi il minimo di pressione rientrando dalla Sardegna, minimo che si porterà poi verso il Tirreno, e questo potrebbe favorire nevicate anche a quote molto basse, se non addirittura di pianura, nella giornata di domenica sulle regioni centrali. Un ulteriore nucleo freddo si prepara ad est della Finlandia, vedete il numero 2, ma questo prenderà una via diversa, dirigendosi la prossima settimana con una strisciata di nevicate lungo tutto l'asse centrale europeo verso le isole britanniche, dove nevicherà anche lì anche parecchio. Ora però passiamo al quadro previsionale italiano per la giornata di domenica 25 febbraio, che come potete notare sarà assai complesso, ma che cerco di riassumervi al meglio. Iniziamo subito con un'area di tempo asciutto e parzialmente soleggiato, ma molto freddo, addirittura gelido, sull'estremo angolo di nord-est. Poi l'area padana, che dopo essere stata attraversata nella notte dalla corrente fredda e da qualche spruzzata di neve da est verso ovest, trascorrerà la giornata all'asciutto, ma con cieli grigi e vento ancora freddo da est. Asciutto probabilmente anche su gran parte della Valle d'Aosta, dove l'aria fredda penetrerà, ma l'umidità rimarrà invece lungo la fascia pedemontana. Invece, su Piemonte, Appennino Ligure, pedemontana lombarda e relativa fascia prealpina, avremo nevicate deboli e intermittenti, più insistenti e consistenti, scusate il gioco di parole, sul Cuneese. Il grosso delle precipitazioni invece si concentrerà lungo la linea di perturbazione, la quale attraverserà in diagonale le nostre regioni centrali, come abbiamo appena visto, e dove quindi potrà nevicare localmente anche a quote di pianura, addirittura di litorale, e non solo in Adriatico, ma anche sul Tirreno. Città come Firenze, Perugia, Ancona, ma anche Roma sono tra quelle dove occasionalmente potrà fioccare, anche se non necessariamente con deposito o accumulo al suolo. Quello dipenderà dalle condizioni locali del momento. Da segnalare anche la possibilità di nevicate sparse in Sardegna a partire da 400 metri circa. Infine, lungo il versante opposto della perturbazione, quello meridionale, dove l'aria è ancora più temperata, e quindi tra Basilicata, Calabria e Sicilia, ritroveremo la pioggia, con la neve invece relegata a quote di montagna, anche se non particolarmente elevate. Vi segnalo tra l'altro anche il vento forte, come evidenziato in mappa, e il sensibile calo delle temperature a partire dalle regioni centro-settentrionali. Terminiamo con la tendenza per la giornata di lunedì 26 febbraio, dove l'afflusso freddo trasporterà in coda aria progressivamente più asciutta, la quale favorirà l'apertura e lo sviluppo di schiarite, ma in un contesto davvero freddo per la stagione, con punte che al nord raggiungeranno anche 10 gradi in meno rispetto alla media dell'ultima decade di febbraio. Le nevicate potranno risultare ancora presenti in intermittenza, e dove insisteranno soprattutto lungo l'Adriatico, dove il mare fornirà l'apporto umido sufficiente, e potranno
Queste nevicate interesseranno ancora tratti il litorale dalla Bassa Romagna alla Puglia settentrionale, salvo poi risalire rapidamente di quota tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Da notare un nuovo impulso freddo in quota che potrebbe portare in giornata, soprattutto nella seconda parte della giornata, qualche nevicata sino a quote localmente, addirittura anche di litorale in Sardegna. Il vento sarà ancora sostenuto e freddo dai quadranti settentrionali, bora maestrale e tramontane, porterà ad un calo termico anche sulle regioni meridionali. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi aggiornamenti, sempre su questo canale. Un cordiale saluto e a risentirci da Luca Angelini.